Applibot, che cosa mi combini? Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché oggi dobbiamo parlare e soprattutto devo spiegare magari a chi non ha effettivamente ben compreso cosa è successo ieri. Per chi non lo sapesse, ieri è successo che come potete vedere ovviamente dalla sezione dei banner, è uscito il nuovo banner praticamente di Matt e di Eris, che giustamente ha permesso ai giocatori di poter ottenere le loro nuove armi e anche i loro nuovi costumi, che giustamente gente che voleva pullare ha potuto in un qualche modo ottenere. Però è successo qualcosa che ha creato un po' di opinioni divergenti tra di loro. Perché è uscita per l'appunto una notizia dove in realtà il problema è stato risolto quasi subito, però effettivamente i giocatori che erano già pronti lì a pullare sul banner perché non vedevano l'ora di poterlo pullare, hanno riscontrato dei problemi. Infatti, come notate, praticamente la notizia è uscita praticamente alle 5:50, cioè il banner è uscito alle 7, anzi no, sì, è uscito praticamente alle 7 e già praticamente poi subito dopo, cioè alle 7 a.m., mentre invece già subito dopo praticamente hanno avuto la possibilità di poterlo correggere. Però che cosa è successo? Che cosa è successo? Andiamo a vedere tramite la notizia che cosa è successo. È successo che intanto è uscita questa notizia, dove appunto il gioco, o comunque gli sviluppatori del gioco, si sono scusati per il problema che è stato riscontrato in alcune persone, e ha poi successivamente messo delle pezze. Però ha messo delle pezze in maniera un po' disordinata, o almeno questo è quello che molti utenti effettivamente hanno riportato anche su Reddit. Infatti, tutti coloro che erano, diciamo, idonei a ricevere questo tipo di rimborso, comunque questo tipo di risarcimento, sono tutti quei player che praticamente hanno notato e che hanno in un qualche modo avvisato che, all'interno del banner c'era per l'appunto un problema. Qual era questo problema? Praticamente che il risultato delle stamp card venivano visualizzate in un modo diverso rispetto all'ordine che era stato inteso. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che fondamentalmente tutte le persone che hanno pullato appena il banner è uscito hanno praticamente ottenuto gli stamp al contrario. Quindi hanno ottenuto prima gli stamp della seconda scheda, e hanno visualizzato gli stamp della seconda scheda e solo dopo hanno visualizzato gli stamp della prima scheda e ottenuto le ricompense della prima scheda. Che cosa comporta questo? Ora lo andiamo a vedere proprio con la scheda degli stamp, proprio per avere un quadro più chiaro della situazione. Il problema qual era? Ovviamente l'issue apology, quindi la scusa da parte della distribuzione del gioco per quanto riguardava questo problema, era che se voi avevate in un qualche modo foste andate avanti fino al dodicesimo square della prima pagina, un altro pezzo di equipaggiamento era stato in un qualche modo messo a disposizione nel 24esimo, che questo è solitamente come funziona effettivamente il sistema di gioco, perché voi sapete che una skin viene inserita nel dodicesimo slot e un'altra skin viene inserita nel 24esimo, quindi alla fine della prima scheda e alla fine della seconda scheda. Ovviamente non si può ottenere lo stesso equipaggiamento due volte, quindi non si riotterrà l'equipaggiamento che era stato dato in precedenza nel 24esimo slot. Questo perché? Perché ovviamente, come vi stavo dicendo prima, l'esperienza del pull da parte di questi giocatori è stata rovesciata. Quindi c'è chi ha ottenuto prima, ovviamente, la skin del 24esimo ticket o comunque del 24esimo stamp e non ha ottenuto quelli del 12esimo. E
E qui che cosa succede? Qui parte praticamente la magagna, per così dire, perché tutti quei giocatori che in un modo o nell'altro sono andati avanti nella seconda pagina, in addizione, quindi in aggiunta a tutte le misure cautelari che erano state prese in precedenza, sono state distribuite 3.000 gemme blu in base al numero di nodi in cui si è effettuato il progresso nella seconda pagina. Piccola nota, per tutti coloro che invece sono andati oltre la terza, non ci saranno problemi o comunque non ci saranno inconsistenze e quindi non saranno inclusi nelle scuse. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che per tutti i giocatori che sono andati avanti a pullare sul secondo, diciamo sul secondo foglio di stamp, sono state date 3.000 gemme in base a quanti stamp si erano accumulati. E dato che una pagina completa possiede per l'appunto 12 stamp, in totale sono stati rimborsati a questi giocatori ben 36.000 gemme. 36.000 gemme che non è detto siano state effettivamente spese, perché se tu hai avuto una fortuna con gli stamp durante le pull, ovviamente hai speso meno. Ed è da qui che nasce effettivamente la controversia, perché tutti coloro che hanno pullato soltanto la prima scheda, in poche parole, sono rimasti, diciamo, fregati in teoria. Mentre invece quelli che hanno pullato tutte e due le schede praticamente hanno ricevuto una scheda gratis, perché sono stati rimborsati di tutti, diciamo di tutte le spese che la seconda scheda gli ha permesso di spendere e quindi ottenere non solo tutte le armi che si sono ottenute, entrambe le skin, perché giustamente arrivando al 24esimo stamp si ottiene ovviamente la skin, ma al tempo stesso sono stati anche rimborsati di 36.000 gemme. Quindi chi ha pullato praticamente due schede è quello, diciamo, è l'utente che ha guadagnato di più da questa situazione, a discapito magari di chi ha pullato tutta la prima scheda e poi fatto uno o due pull perché appunto non aveva più risorse per riuscire ad andare avanti e quindi si è ritrovato magari con l'altra skin che è stata regalata, perché chi ha completato la 12esima scheda ha comunque ricevuto la skin mancante, quindi da un lato diciamo c'è stato anche un guadagno in questo caso, però giustamente non ha guadagnato tutte le gemme e tutte le armi che sono state pullate da chi effettivamente ha completato entrambe le schede. Ed è da qui che giustamente parte un pochettino il precedente, se vogliamo chiamarlo così, di questa applicazione, perché ha comunque creato una bella maretta soprattutto su Twitter e non è riuscita forse a gestire al meglio questa situazione. Poi qui ovviamente ci sono tutte quante, ovviamente tutto thanks for playing eccetera eccetera, e qui iniziamo invece a parlare del problema che effettivamente era che c'era praticamente nel banner. Infatti quando si andava a premere il pulsante change dallo screen dello stamp card setting, delle volte comunque appariva un errore che praticamente vi riportava praticamente fuori dal gioco, quindi c'era praticamente il gioco che crashava impossibilitando le persone a cambiare gli stamp. Ed è da qui che giustamente parte il precedente, perché molti giocatori si sono appellati al fatto che sono stati costretti tra virgolette a pullare praticamente anche la seconda pagina nonostante avessero messo tutte le ricompense a cui erano interessati nella prima, quindi sono stati in un qualche modo forzati a pullare due schede e quindi spendere molte più gemme. Ed è da qui che subentra il discorso delle Apollo Gems, quindi delle gemme di scuse. Gemme di scuse che però non tutti hanno interpretato in questo modo, perché altri hanno fatto i furbetti ovviamente. Hanno sfruttato questa falla nel sistema quando era disponibile e quindi hanno avuto la possibilità di ottenere tutto ciò che volevano e in più di essere rimborsati. Quindi qui è dove nasce il precedente, perché ci sono stati veramente ci sono stati veramente giocatori che sono stati costretti tra virgolette a spendere di più perché erano impossibilitati a cambiare le schede, mentre invece altri giocatori potevano cambiare le schede ma hanno pullato lo stesso, quindi praticamente sfruttando questa sorta di bug, chiamiamolo così, perché effettivamente è un bug. Il fix che è stato temporaneamente inserito all'interno del gioco praticamente cercava di prevenire l'errore, ovvero del cambio degli oggetti praticamente presenti nello stamp.
e nel momento in cui si andava a selezionare per l'appunto la ricompensa, praticamente appariva un messaggio che diceva failed to retrieve data e quindi returning to the home page. Quindi c'era praticamente il fallimento del gioco di ricevere questi dati che noi stavamo immettendo nel gioco, e di conseguenza ci buttava fuori, quindi buttava fuori gli utenti che stavano pullando. Loro, ovviamente i gestori dell'applicazione, hanno temporaneamente implementato una misura di emergenza, ovvero che per tutti coloro che per l'appunto avevano ricevuto le ricompense della prima pagina avrebbero in un qualche modo offerto successivamente delle scuse per l'inconveniente e avrebbero in un qualche modo dato gemme o la skin alternativa qualora appunto si fosse completata la scheda. Ovviamente tutto quello che è successo in questo frangente ancora sta è sotto analisi, comunque sotto ispezione da parte del gioco, quindi se non avete avuto ancora la vostra se non avete avuto ancora la vostra compensazione, potrebbe arrivarvi nei giorni successivi. Quindi questa è una cosa molto importante. Ma adesso invece vi faccio vedere cosa è effettivamente successo nel pratico, quindi nella gestione del banner, in modo tale che tutti possiate capire quello che effettivamente è successo. Allora, eccoci qui, siamo praticamente all'interno della card detail degli stamp, ovvero quella classica carta che va riempita man mano che effettuiamo i pull. Qui ovviamente abbiamo tutti i dettagli, qui abbiamo tutte le specifiche delle ricompense che si possono ottenere e qui abbiamo il progresso. Che cosa è successo praticamente ieri? È successo che nel mentre il giocatore andava a pullare, ovviamente non riceveva gli stamp di questa pagina, ma di questa. Quindi uno nello stamp numero 6 non riceveva l'arma selezionata dal banner, come in questo caso, ma avrebbe ricevuto un'arma casuale. E successivamente al 12° stamp avrebbe ricevuto la skin che invece avrebbe messo come 24esima ricompensa, quindi come ricompensa diciamo non voluta tra virgolette, perché magari c'è chi vuole completare soltanto la prima scheda per ottenere arma e skin che ovviamente interessano del personaggio, mentre invece chi ha pullato ha completato questa seconda scheda che è stata spacciata come prima, ha ottenuto una delle due skin e quando ha continuato a pullare è tornata indietro praticamente completando anche la prima scheda. Quindi il gioco ovviamente che cosa ha fatto? Ha fatto che tutto quello che è stato pullato qui è stato mantenuto uguale, quindi non ci sono state differenze, non ci sono stati problemi. Mentre invece tutti coloro che hanno continuato a pullare su questa scheda, che tecnicamente era diventata la seconda, sono stati rimborsati di 3000 gemme per ogni stamp. Quindi fate il calcolo che praticamente c'è chi magari è stato fortunato che ha beccato 3-4 stamp di fila spendendo solo 3000 gemme e quindi diciamo c'è stata una sorta di compensazione gestita un po' male, perché non solo chi ha completato due schede si ritrova con tutti gli oggetti a cui era interessato più il rimborso delle gemme, ma ci ha guadagnato anche tutte le armi che possibilmente ha pullato durante appunto le sue durante tutte le sue pull, quindi tutte le armi 5 stelle che gli hanno consentito comunque di maxare i suoi personaggi. A differenza invece di persone che magari hanno voluto completare solo la prima scheda per ottenere comunque o magari l'arma di Matt e la skin di Eris o l'arma di Matt e la skin di Matt eccetera eccetera, praticamente precludendo la possibilità di poter scegliere la seconda scheda e quindi poter ottenere la compensazione. Mentre invece alcuni, ora ovviamente queste poi sono, ripeto, sono soltanto testimonianze a campione, alcuni avendo fatto anche una sola multi all'interno comunque di questa seconda pagina, che adesso ovviamente è sistemata ed è la prima, ha avuto la possibilità di ottenere non solo un rimborso di gemme, ma anche in regalo la skin appunto secondaria, quindi ha avuto comunque sia un guadagno. Ora, che questa situazione sia stata gestita male è sicuramente palese, perché si poteva gestire in maniera diversa. C'è chi sostiene appunto che questa situazione è stata gestita male perché si è andata a premiare soltanto coloro che hanno pullato, ma da un lato io, pensando al fatto che stiamo parlando di un gacha, ritengo che questa sia stata una scelta corretta, perché giustamente tu da sviluppatore di gioco gacha vai a premiare coloro che ti spendono all'interno del gioco.
È un po' brutto da dire, perché in realtà i free to player sono quelli che probabilmente generano più traffico dati all'interno dell'applicazione e quindi consentono all'applicazione di essere, tra virgolette, popolata. Però al tempo stesso i guadagni si relazionano con quelli che spendono. Quindi da un lato coloro che spendono sono trattati, diciamo, in maniera un po' più riservata. E non credo che sia una cosa da biasimare. Anzi. Quindi ragazzi, fondamentalmente è successo questo, per cui per tutti coloro che hanno pullato tutte e due le schede, detto in maniera diciamo molto semplice, molto restrittiva, tutti coloro che hanno pullato tutte e due le schede non hanno praticamente subito nessun trauma, non hanno subito praticamente nessuna perdita, ma anzi ci hanno guadagnato. Mentre invece coloro che effettivamente hanno pullato solo la prima scheda ci hanno perso, perché bastava anche fare una sola multi nella seconda scheda per ottenere una compensazione diversa, mentre invece chi effettivamente ha fatto un po' e un po', quindi ha completato la prima scheda e ha pullato un po' sulla seconda scheda, si ritrova probabilmente con qualche gemmozza in più e soprattutto con due skin al posto di una. Quindi diciamo che effettivamente queste sono state le soluzioni che AppliBot è riuscita a gestire. Che poi ovviamente siano state gestite bene o male, ognuno avrà la sua idea. Fatemi sapere ovviamente voi cosa ne pensate di questa cosa, fatemi sapere anche se voi siete stati vittime, tra virgolette, di questo bug, di questo malfunzionamento di AppliBot, e fatemi sapere ovviamente come siete stati ricompensati, anche per avere un'idea sul come è stata gestita questa situazione. Detto ciò, non c'è nient'altro da dire, spero che il video possa esservi stato utile e soprattutto che sia stato chiaro. Se avete ovviamente al solito dubbi e domande potete scrivermi sotto nella sezione dei commenti. Vi ricordo come sempre il like, il pollicione, la condivisione soprattutto e l'iscrizione al canale se volete, che mi aiutano tantissimo a crescere, come state facendo in questo periodo, che è veramente un aiuto incredibile che mi state dando. E vi dico anche che per tutti i sub, sia di YouTube che di Twitch, è disponibile il server Discord esclusivo. Canale Telegram invece è disponibile per tutti per ricevere notifiche e aggiornamenti. E poi Instagram, dove potete seguirmi per le varie storie che pubblico, i post che pubblico, ricevere aggiornamenti e anche, se volete, scrivermi in privato qualcosa. Quindi non abbiate timore, non abbiate paura, perché cerco di rispondere sempre a tutti. Quindi io vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me, spero di beccarvi in un prossimo appuntamento e alla prossima. Bye bye!